Ti piace? Bella! Che cos'è? Identica alla stanza del collegio dove ero io. Avevo 7 anni. È in quella stanza che ho inventato memoria e confianza. Memoria e confianza? Significa memoria e fiducia. Allora, funziona così. Ci si dà un appuntamento ad un orario preciso. Dunque, memoria. Poi, uno si butta dall'interno, dalla finestra, senza guardare. E l'altro aspetta sotto con dei materassi. Fiducia. Con mia cuginetta Florita l'abbiamo fatto 100 volte. Ho capito, ma se uno si scorda l'orario? Te l'ho detto prima. Memoria. E se sotto non c'è nessuno? C'era sempre qualcuno. Fiducia. E te quante volte ti sei buttata? Tantissime volte. Ci si dava appuntamento anche dopo 6-7 ore. E la tua cugina? Anche lei si è buttata tantissime volte. E non è mai successo niente? Mai. Facciamolo io e te. Dai, forza. Domani alle 4 mi butto io. Domani lavoro. Domani lavori. E allora battiamo anche la cucinetta Florita. Venerdì, per il mio compleanno. Fra 3 giorni, ok? Alle 8, di mattina quando sono nato io. L'8 alle 8. E memoria e fiducia. Sei sicuro? È un impegno, ricordati, non è un gioco. Ho capito, un impegno. Memoria e fiducia. L'8 alle 8. L'8 alle 8, memoria e fiducia. Memoria e fiducia! Madonna mia, cos'è finito? Lorella, e che c'è oggi di buono da mangiare? Benedetto, ma che hai fatto? Scusate? Cosa hai fatto? Ma ti sei fatto male? Ho picchiato una bella martellata, sì. Ma non era questa la finestra, intendevo l'altra, dalla parte opposta. Ah, dalla parte opposta? Ho sbagliato la finestra. E allora, cara Luna, memoria e fiducia, bisogna farlo in una stanza. Dove c'è una finestra e basta.